L'obiettivo è quello di raccogliere quel messaggio, le immagini e l'esperienza per comunicarla poi al mondo di quanto vicina è la pianura veneta alle Dolomiti. È talmente vicina che ci si arriva in bicicletta e poi, volendo, chi ce la fa con lo sci alpinismo, si può arrivare nel punto più alto delle Dolomiti, che è la Marmolada, ai 3240 metri della Regina delle Dolomiti. Sport, fatica, impresa, ma soprattutto territorio. Territori fra i più belli del Veneto, come sono le colline dell'Asolano e le Dolomiti appunto. Andando in bicicletta molto d'estate, anch'io devo dire che l'ultimo pezzo è sicuramente impegnativo. Poi andando a sciare in Marmolada con la macchina già si sente la pendenza dell'ultimo pezzo da sotto Gud arrivare. La parte di sci alpinismo non è tecnicissima, perché quindi in pista è un po' fuori. È impegnativa perché ci sono dei bei muri da affrontare, è molto in piedi, la parte prima dei piani di Fiacconi è molto... tira parecchio, lì di braccia sicuramente gli atleti andranno via e cominceranno a sentire la prima fatica che poi secondo me verrà fuori totalmente nell'ultimo pezzo, dove si affronterà dal pezzo di Cabinovia a Punta Rocca, nella zona dei 2008-3000 metri. C'è anche sempre quel cambio di ossigeno, lì c'è questo muro finale che metterà a dura prova gli atleti. Secondo me lì ci saranno delle sorprese ai vertici, lì potremo vedere chi ne ha e riuscirà a portare a casa la gara, e chi invece dovrà soffrire per arrivare in cima, insomma. Abbiamo subito accolto con entusiasmo questa nuova idea, perché sembra sposarsi esattamente con la nostra azienda. Noi come Sportful nasciamo come abbigliamento da sci fondo e da ciclismo, e da un po' di anni abbiamo anche iniziato con questa nuova linea che si chiama Carpos ad introdurci nel mondo dell'auto. Noi veniamo da sport di fatica, quindi lo sci alpinismo per noi è uno sport a cui da tanti anni volevamo arrivare. Adesso ci siamo arrivati con questa nuova linea, e quindi questa gara credo sia perfetta per noi, perché diciamo che anche il nostro consumatore è un consumatore che d'inverno fa sicuramente sci alpinismo, sci di fondo, ed estate si tiene in forma facendo la bicicletta, e viceversa chi fa del suo sport principale la bicicletta d'inverno cerca di usare queste due discipline per tenersi in forma. Questa potrebbe essere il proseguo di quello che è il classico fine stagione per noi, e quindi l'abbinamento bicicletta e sci alpinismo lo trovo molto ideale, perché è una congiunzione ideale. E sicuramente la congiunzione tra le due aziende, sia Scarpa che Sidi, ci permette di creare delle sinergie che forse qualche anno fa non erano pensabili. È uno sci alpinismo di crescita, nel senso che si sta spostando di più sempre l'utente dalla pista al fuoripista. Sicuramente quello che avremo bisogno per il futuro, diciamo che le istituzioni ci supportano in questo trend di crescita di questa disciplina, anche perché è stata inserita nelle discipline olimpiche, e quindi può essere che nel giro delle prossime Olimpiadi venga instaurata una dimostrazione di prova. Però d'altra parte abbiamo bisogno, la necessità, che i nostri utenti che vogliono praticare sciabilismo abbiano delle possibilità nell'ambito alpino. Principalmente quest'anno, vista anche la carenza di neve, si è visto che le vendite sono state molto latenti, ma questo non perché l'utente non avesse voglia di fare sciabilismo, è perché non trovava le condizioni dove andarlo a poter praticare.